Salone d'onore del CONI, siamo effettivamente a Roma, oggi 8 dicembre 2010, una giornata importante per il ciclismo, si festeggia il Giro d'Onore, questa festa dei corridori, dei commissari tecnici, degli appassionati, di tutti i tecnici che lavorano in quella splendida macchina che poi dà i risultati bellissimi come in questa stagione con ben 45 podi. Ma di questo parleremo fra poco, una giornata ovviamente dalle tinte forti nelle quali si dedica l'amore che abbiamo nel nostro cuore per questa disciplina agli amici sfortunati di Lamezia Terme. Quindi il primo pensiero va a loro e poi ovviamente ci concentriamo anche in quelle che sono state le sfaccettature più rose, più divertenti, più belle e frizzanti di questa stagione. Dicevamo 45 podi con campionati del mondo sia su strada sia ovviamente nella mountain bike, quindi parlando di fuoristrada, parleremo poi di pista, parleremo anche di paraciclismo, di tante cose effettivamente in questa giornata. Tanti saranno gli eroi e le eroine, i grandi campioni e le campionesse che hanno così portato i colori azzurri sui gradini più alti del podio, l'oro, l'argento ed il bronzo. Cominciamo ovviamente dalla neocampionessa del mondo in Melbourne 2010, Giorgia Bronzini, e poi a seguire tutti gli altri grandi protagonisti di questa stagione. A voi. Paola Pezzo, se dovessimo raccontare tutte le vittorie credo avremmo veramente tanto, troppo da dire. Andiamo quindi sull'attualità. Un ruolo nuovo, importante, che ti vede, che vede una Pezzo diversa, in una veste diversa. Sì, dopo tanti anni di agonismo, adesso collaboro in federazione insieme a Palube, collaboro, faccio il tecnico, soprattutto seguo le ragazze, che è molto bello. Per loro io sono un punto di riferimento, perché insomma, hanno un campione davanti da seguire, io posso dare la mia esperienza a loro. Però è stato molto bello quest'anno, abbiamo fatto dei ritiri assieme, delle ragazze molto brave che hanno voglia di fare, che si impegnano, tra cui abbiamo anche allieve che quest'anno passano junior, per cui abbiamo un bel gruppo di junior quest'anno che farà ben sperare, per cui la Eva Lechner, che insomma è la punta, che sta preparando le Olimpiadi 2012, sta lavorando bene, quest'anno è andata forte e sicuramente farà dei buoni risultati. E quindi in questa giornata, ricordiamo che siamo a Roma, ma siamo in dicembre al nord, dove risiede ad esempio Eva Lechner, è caduta tanta neve, Eva non è potuta assieme a Paluber essere con noi in queste giornate, una Eva molto forte, con delle ottime prospettive davanti quindi. Sì, molto convinta, oggi purtroppo non c'è appunto perché hanno annullato il volo, ci teneva tantissimo, mi ha chiamato questa mattina, però insomma lei è una ragazza forte, una grande dote. Sta crescendo molto anche, è più tranquilla, più serena quest'anno, ha fatto vedere grandi risultati, si sta preparando bene sicuramente per le Olimpiadi, insomma adesso partirà un po' più in ritardo quest'anno per essere in forma nel periodo più importante.